Allora, figliolo, sei pronto? Io? Certo che sono pronto! Ciao a tutti, mi chiamo Vlada 4, Glent, e benvenuti nel nuovo video. Bene, raccontaci. Ho sfidato Vlad e ho creato la scatola più impenetrabile del mondo. Quello che ha fatto il clown è stato... quello che ho fatto io è un nuovo livello. E vuoi che io esca da questa scatola? Io e la produzione di A4 abbiamo creato una scatola del genere. Sai, come il Minecraft, come Bedrock. Rompi o non rompi, non si romperà mai. Non uscirai mai. Allora, visto che hai fatto questa scatola impenetrabile con la produzione A4, carissimo, anche io mi rivolgo all'aiuto di una persona. Quindi, ragazzi, l'uomo più forte del mondo, uomo forte Artyom, benvenuto! Spostati, pisellino! Frittelle, guardate che bicipite! Sì, proprio loro! Guarda le dimensioni della mia testa! Sì, il più forte di tutti! Se tu... voi non riuscite. Cosa stai dicendo? Vi auguro buona fortuna, ecco cosa sto dicendo. Cosa hai detto, eh? Provalo! Sì, ci proviamo. Va bene, calma. Prima guardate la mia scatola. E poi farete i bulletti. Incontrate il mio bambino. La produzione A4 e io abbiamo costruito questa scatola per giorni. Ha ben 6 strati impenetrabili. Il peso di questa scatola è di circa 2 tonnellate. Guardate lo spessore di questo muro. Sono così sicuro di questa scatola che sono persino disposto a scommettere 1000 euro con Vlad che non uscirà. Accettiamo la tua sfida e scommettiamo per 1000 dollari che noi usciremo. Provateci. Ah, la tua scatola è una cavolata. Dai, per ridurre il tuo ardore mostrerò di cosa è capace quest'uomo forte. Un grissino. Ho capito. Dai, non preoccuparti, stai tranquillo. Accidenti, se faccio una settimana di palestra divento anch'io così. Che tristezza. Quindi dobbiamo vedere cosa abbiamo sul soffitto. Va bene. Forse cammineremo così per le strade? Un po' sempre. Vero, avete molte più probabilità, ma la scatola è ancora molto robusta. Allora, cominciamo? Dai. Ragazzi, non abbiamo mai costruito una scatola del genere. Una scatola così costa 3500 euro. Ci sono 3 iPhone 12 in questa scatola. Capite? Non so nemmeno come reagirà Vlad. Mi sono assunto una responsabilità enorme. E al momento mi sembra che non ci siano video su YouTube che meritino un like più di questo. Ragazzi, aiutatemi, scendete sotto il video e mettete per favore un mi piace. Spero che ci siano molti mi piace. Vlad lo vedrà e capirà che non ho sprecato 3500 euro. In generale, molto dipende dal tuo mi piace ora. Scendi sotto il video e cliccalo. Beh, allora, che ne dite della vostra nuova dimora? Finora sembra una specie di asilo nido. È come se ci avessi appena dato 1000 dollari. Una sorta di rivestimento morbido, una sorta di schiuma. Dai, vediamo cosa c'è sotto il primo. Toc. Ma cosa fai? Mi sembri un bambino. Strappa ancora. Così, come un vero uomo. Ok, cosa vediamo qui? Vediamo un spesso strato di ardesia. Questo era solo un rivestimento esterno. Ora dovrete attivare tutti i vostri muscoli. I nostri partecipanti si sono già sistemati ed è giunto il momento di spiegarvi le regole del mio gioco. Ci sono un sacco di strumenti sulla mia ruota che verranno applicati. Da round a round, ognuno di voi ottiene il proprio strumento e la possibilità di approfittarne per 5 minuti. Se con un oggetto non riesci a rompere il tuo strato, giri di nuovo la ruota. Avete capito? Generalmente elementare, Glent. Non è così semplice, ti ho detto delle sorprese. Scarafaggi. Sembra che Glent abbia deciso di vendicare tutte le sfide, ma mi sono preparato. Quindi, chiacchiere a parte, giriamo la ruota e iniziamo. E andiamo. Beh, penso che l'ardesia posso romperla con il piede, insomma. Guanti! Bene, potrebbero andare bene rompere l'ardesia in modo che le mani non si feriscano. Tieni. Papà. Sì, sono da fogna. Guarda, usciamo e poi parliamo. Parliamo con te. No, con lui dovrei parlare. I soldi noi 1000 dollari a metà li dividiamo, quindi ha motivazione. Oh oh! Capito.
Bene, il primo colpo che vorrei fare è, sai perché? Con questo piede destro, perché è forte. Basta prendere... Stai mostrando ad Artyom come deve fare o che era sta roba? Semplicemente non c'era abbastanza rincorsa. Adesso, 1, 2, 3! Ho un'idea, Vadone, forse un uomo forte ti prenderà, ti torcerà e ti lancerà contro la parete. E se mi accartocci otterrà un pezzo di carta. Io sono a 4. Io mi raddrizzo e lui mi prende come un ariete. Quindi, beh, il tuo tempo sta per scadere, quindi andiamo. Allora proviamo con l'ariete? Dai. Bene, andiamo. Preparati e... Oh, dai, ancora un po'. Stop. Guarda, ha funzionato. Sì. Oh, questo è quello che chiamo lavoro di squadra. Ok, adesso ci provo. Ok, il primo strato è andato. Cosa c'è dopo? Schiuma di montaggio e tutto ciò di cui sei capace? Impegnati. Lo strumento non è così spettacolare. Quindi prendili un po' e vai con il prossimo strumento. Puoi non ridarmeli? Nuovo oggetto, uomo forte, gira. Oh, frusta. Spero che sia un po' metallica, dura, rompe tutto sul suo cammino. Come ti piace questo strumento? Bene, adesso proviamo. In breve preferirei stare qui perché la dispersione della frusta può essere imprevedibile. Dai, obbeditemi. Bene, non vedo che l'ardesia si spezzi. E se tu usassi la frusta così come avvolgi un tirapugni? Devo colpire, proviamo. Poco a poco, andiamo. Ok, colpisci. Non avrei mai pensato che avrebbero potuto utilizzare una frusta così. Bene, con questa è tutto chiaro. Prendila e non perderla. Capito? Mazza da hockey, va bene. Una mazza da hockey è solo fuoco e può essere usata come una leva. Ok. Oh, qui si può fare così, ecco. Ecco, l'ho tirato fuori, perfetto qua. Cosa abbiamo qui? Forse proviamo. Sono passati 5 minuti, restituiamo l'oggetto subito. E ora gira Artyom Proteini. E... Morgenstern? Ah, ragazzi, ho capito cosa significa. Guarda, questo è un Morgenstern. Questo affare me lo ricordo dal video sul Medioevo. È fortissima. Dammela qui. E naturalmente la sicurezza. Indossiamo gli occhiali. Dai, chiaro? Qui. Allora, per Sparta. Andiamo. Bene, Glentino, stiamo uscendo. Ehi. Ho aggiornato la ruota della fortuna prima che inizi la festa della schiuma. Sì, certo, sarebbe fantastico se la schiuma fosse montata. Gira il tuo oggetto e prova a distruggere un nuovo strato. Ragazzi, è il mio turno. Quindi mi chiedo cosa uscirà. Coltivatore rotante? Oh, mi sono dimenticato anch'io. Ah, ora ho capito, è una cosa fantastica. Ecco le vostre macchine, ecco l'ugello delle macchine. Non abbiamo ancora avuto strumenti così strani nelle challenge. Probabilmente proverò a farlo in qualche modo così. Cosa fai? La carezzi come una femminuccia. Come un vero uomo, dai. Prendi e vai. Andiamo. Abbiamo perforato un nuovo livello, c'è del cartone. Ragazzi, da questo buco per quale motivo c'è aria fredda? C'è del ghiaccio lì? Vivrai e lo saprai. Bene. Stop, restituiamo lo strumento e adesso tocca quello forte. Piccolino, metti la tua ruota qui. Piccolino. Giriamo. Quindi una spatola con bordo dentato. Beh, non male. Non so nemmeno quanta forza ci vuole per usare questo strumento. Tuttavia voglio avere fiducia nell'uomo forte. Proviamo. Non mi piace molto questa cosa, la fa con troppa sicurezza. Guardate cosa c'è poi. Catene, cemento. E c'è qualcos'altro dietro il cemento. Ascolta, Glenn, possiamo prenderlo sul canale invece di Kavikov? Cosa stai dicendo? E chi prenderemo in giro allora? Non lo voglio. Sì, e se lo prendiamo in giro ci spaccherà la testa. Ascolta, dov'è Kavikov? Non lo so, volevo chiedertelo in realtà. Non lo so, è semplicemente scomparso. Dai, non preoccuparti, penso che nessuno noterà la scomparsa di Kavikov. Comunque nessuno ha scritto nei commenti dov'è Kavikov, quindi allora non importa. Va bene.
Vi rallegrate presto, continua a diventare sempre più difficile. Queste catene sicuramente non riuscirete mai a spezzarle, neanche un uomo forte, ma intanto giriamo la ruota. Ok, per favore non scarafaggi. Ho beccato un Frasor. Oh, Frasor, ti è andata bene. Frasor, ascolta, questa è probabilmente una sega enorme, affilata, che ora spaccherà queste catene e usciremo da qui con calma. Cos'è un Frasor? No, questo è il tubicino ed ecco la bomboletta. Freezer, non Frasor, dovresti scrivere correttamente. Sei tu che l'hai detto così. Accidenti ragazzi, beh, secondo me fa schifo. Ma d'altra parte, se le catene si congelassero ora e noi le tenessimo in questo modo, piu, cadranno a pezzi. Il congelamento è partito. Questa cosa congela gli oggetti così duramente! Non so nemmeno a cosa serve nella vita. Forse per congelare urgentemente gli gnocchi? Ma io associo la neve alle vacanze. Ragazzi, avete iniziato le vacanze o no? Scrivetelo nei commenti. Quindi calcio al tallone al conteggio di 3, 2... Beh, ci sono delle crepe? Ma la mia gamba non è sufficiente per far scoppiare la catena. Glet mi ha fatto uscire una porcheria. Sei tu che hai scelto. Ma ora è il momento dell'uomo forte. L'uomo forte fa girare. Glent, la sega per il metallo è uscita. Voglio dire, davvero? Ma stai mettendo scarafaggi. Oh, Glentino, una mazza da baseball, eh? Ah! Vlad, non temere, è solo una porzione di proteine extra. Le mie bambine, seduti, a terra, beh, almeno qualcosa. A quanto pare abbiamo 5 minuti per spezzare le catene con l'aiuto degli scarafaggi. Il mio esercito, avanziamo, forza! Forza! Avanti, è delizioso! Bene bene Vlad, scegli un oggetto e non guardare indietro, gli scarafaggi già strisciano su di te. Allora ragazzi, per i prossimi 5 minuti romperò l'oggetto con l'aiuto di una Kaginava. Kaginava? Prima volta che sento una parola del genere. La probabilità ci sono, anch'io. Oh, esattamente, un arpione insomma. Ho visto una cosa del genere nei film quando vengono gettati sul tetto e ci si aggrappa e puoi arrampicarti sulla corda ovunque. E ora con il suo aiuto proverò a strappare le catene. E fondamentalmente sono pronto. Scarafaggi attenti. E uno, e due, e... Dai che puoi farcela. Allora, se dovessi strappare una catena alla volta, quindi qualsiasi, ho questo, 1, 2, 3. Ci sto davvero provando. Direi che questo oggetto non mi aiuterà a uscire. Prendi la tua Kaginava. Mica male il Kaginava. È il momento dell'uomo forte. Beh, penso che farà meglio di me. Dai, guardiamo. Guardiamo e... Oh, che combo. Che calcio. Wow, potentissimo. Sta sfondando tutto. Oh, guarda, vola tutto. Si stanno rompendo anche delle catene, diamine. Spac, spac, spac. Bene, e ora le mettiamo da qualche parte. Ora al piano di sopra. E ora siamo arrivati ai blocchi di cemento. Ti rallegri troppo presto, perché le catene in realtà erano molto facili. Dopo c'è il cemento, che è resistentissimo. Cosa c'è sotto il cemento? Dopo è ancora più difficile. Beh, prima passa il cemento. Facile. Ascolta ragazzino, il cemento e io siamo i migliori amici. Ah, non vedo l'ora di combattere il cemento. E giro la ruota e esce. Oh, chiave regolabile? La chiave regolabile in realtà è una cosa sana. Ma io ora voglio proprio vedere come farai a rompere il cemento con una chiave regolabile. Mi riprendo indietro le mie parole? Una chiave regolabile in metallo gigante, pesante. Bene, il mio caro cemento, vieni qua, Questo blocco deve essere rotto, il più debole. Lade, ancora 3 minuti. Ma posso ancora usare il mio ultimo minuto, però la mia mano è già super intasata. Non posso più fare pugni forti. Vediamo se riusciamo. 10, 8, dai, 7, dai, dai. 2, stop. Restituiamo la chiave inglese qua. Ok, ora è il turno dell'uomo forte. Abbiamo quasi beccato il sapone liquido, ma abbiamo preso un traforetto. Traforetto? Sarebbe meglio il sapone liquido, così non potresti sfondare il muro. Dunque questo affare va all'uomo forte, è molto pesante. Proprio su misura per lui, non dimenticare, solo 5 minuti. Bene, diamo un'occhiata, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Non ho idea di cosa sia, ma spero che sia per il cemento. Ah,
accidenti, si scopre che va abbastanza bene. Guardate come se Wolverine fosse stato gettato nella nostra gabbia, ha preso e graffiato il muro di cemento. Bene, Glent, guarda come abbiamo aperto il muro. È andato molto bene, certo, ma il gatto ha solo graffiato un po' il cemento, ma in realtà pensavo che in 5 minuti avreste già superato questo livello. Pensavo. Passeremo questo muro nel prossimo round. Qualunque cosa, sono già sicuro che avete perso. Tocca a te, Vlad. Andiamo, non vedo l'ora di sapere cosa avrò lì. Nunchaku! Perché non un martello pneumatico? Perché la ruota della fortuna ha così scelto. Allora, Michelangelo, sei pronto? Ecco i nunchaku, ecco il cemento, sai cosa fare. Penso che non romperò il muro con questi nunchaku, ma piuttosto spaccherò me stesso. Beh, dipende tutto dalle tue braccia dritte. Ok, primo colpo. Pezzo per pezzo. Beh, ragazzi, probabilmente vi siete scordati che dovete uscire dalla scatola. E il buco deve essere così grande. Mi sa che dobbiamo solo girare la ruota finché non esce il martello pneumatico, prendi. Ti metterò una puzza nel prossimo round. Anche se ce n'è già una qui e non punterò il dito. Ecco il burlone. Martello pneumatico, martello pneumatico, martello pneumatico, martello pneumatico. Ok, penso che sia bloccata sul martello pneumatico. Voi state usando qualche trucco. Come avete fatto a fermarlo così? Questa è la ruota della fortuna, la fortuna della nostra parte. Il sacco di euro è comunque mio. Non ci ha ancora dato un martello pneumatico, ora facciamo. Gente, questa cosa si usa per rompere l'asfalto e se non vi aiuta, e allora rimarrete qui per sempre. Penso che potrebbe anche non accenderlo, basta prenderlo da questa parte e... Finalmente abbiamo beccato il martello pneumatico, ora ci sarà un vero arrosto. Rotto. Fine, sono passati 5 minuti, ragazzi. Riporta l'elettricità. Fine, nuovo strumento. Va bene, tutto secondo le regole, quindi dai, voglio girare la ruota della fortuna. Ragazzi, voglio anche io un martello pneumatico, non è male spaccare il muro in questo modo. Non è un martello pneumatico, ma solo un martello. Martello, è molto spesso. Che interessante. Oh, frittelle, questa è fortuna. Grande, spostati. Non so nemmeno se colpire con questa parte o con questa. Pronti, andiamo. Va bene. Penso che stia andando bene. I colpi sono sempre più deboli, il che significa che Vlad è stanco. Oh, ho paura dello scarafaggio. Bene, qui vedi i miei progressi. Non sento odore di progresso qui, sento solo odore che ti ho dato il martello in vano e tu lo hai sprecato. Come l'ho sprecato? Guarda che bel buco, non vedi? Cosa hai fatto? Un buco di 3 centimetri. Ta-da! Cosa stai girando? L'uomo forte ora. Martello pneumatico di nuovo? No, ragazzi, non di nuovo. Questa sarà una versione migliorata del martello pneumatico di prima. Una versione migliorata del martello? Sarà? Ci sarà una versione migliorata di tutto. Ma prima una versione migliorata del martello pneumatico. Bene, interessante. Ok, prendetelo. Così con questa cosa possiamo fare un buco nel pavimento e uscire da qui. Sì, le riparazioni all'hangar le vuoi fare tu dopo questo video, no? Tu hai inventato questo. Accidenti. Ok, dobbiamo uscire dal muro, dai. Ascolta, sono già stufo di stare qui e sono determinato a uscire di qui in questo momento. Nessun problema. Andiamo. Già facendo un buco per un uomo intero. Gente, buone notizie, siamo già arrivati al nuovo livello. C'è uno strato di metallo, ma il metallo è in qualche modo insolito, come se fosse una specie di griglia. Bene, cattive notizie, ragazzi, avete solo un minuto. La cattiva notizia è che il metallo è lì, cosa ne facciamo? Lavorate. Pensavo che sarebbe stato più facile dopo il cemento, ma il cemento è ancora easy, ok? Il tempo è scaduto. Il metallo che si usa qui è molto robusto. Giriamo la ruota. Così. Bene, che dire, ragazzi? Probabilmente solo una smerigliatrice o un paio di forbici da metallo ci aiuteranno. Se sono... beccato. Ferro. Ferro da stira. Nessuna fortuna. Prova a tagliare il metallo con questo. Allora, gente, penso che la cosa più interessante che può accadere con il ferro da stiro se si rompe. E uno. E due. E... mi chiedo, guardate. Non romperò il cemento, neanche il metallo, ma il ferro, si è rotto. Un po' di cavi, rossi, blu. Breve, prendilo. Accidenti, in realtà lo usavo per stirare il merch prima. Vabbè, passiamo al prossimo round. Il turno del grande uomo. Gira, gira. Esce. Flessibile! È flessibile, è generalmente l'unica cosa che può aiutarci.
Il flessibile è il mio strumento preferito quando siamo nelle scatole. E perché salva non solo dal metallo, ma anche dal cemento, dalle catene e da tutto. Adesso vediamo. Sta funzionando! Glent, con urgenza, un nuovo disco, dai! Ora altri 3 secondi, 1, 2, 3, accidenti, guardate ragazzi, abbiamo finito il disco! Sì. Questa non è Ibiza, come festival bar con la cassa dritta. Mietelle, guardate sta roba, ragazzi. Lì è rimasto solo il legno. Quindi ora giriamo la ruota della fortuna, mi cade un taglia legna e me ne vado. Allora, chiedo scusa. Strato di legno è il primo oggetto. Allora cosa hai preparato, Benzore? Ok, sto girando. Oh, ariete! Oh, ariete di tronco! Che cos'è sta roba? Questa è una cosa del genere. Una volta i vichinghi le prendevano a rincorsa e boom! Lo hanno fatto in questo modo. Questo è quello che serve per premere il pulsante iscriviti. No, Vladone, ti sbagli. Il mouse è ciò che è necessario per fare clic sul pulsante iscriviti. Ah, ho un dito! Perché tutti guardano il video sul telefono, hai solo bisogno di un dito. Guardate quanto è potente, pesa almeno 40 kg. Ci pensate? Credo molto nello speronamento perché rimangono solo delle assi qua. Sono fissate da qualche parte sui bulloni e quindi possiamo abbattere questo muro con calma. Tiriamo fuori i cancelli dalle serrature con gli arieti, quindi posso rompere un paio di pezzi di legno? Prendo le mie parole indietro, non funziona, prendilo. Sì. Dai, 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 gira per favore, buona fortuna, dai. E noi becchiamo... Trapano! No, abbiamo una grande ascia. Non tieni. È abbastanza per te per rompere un paio di alberelli? Penso di sì, legno e metallo si amano. Va malissimo! Dai, vinciamo! Time out! Sono passati 5 minuti! Accidenti, quasi! Un po' di più, un altro buco e questo, insomma, la testa ci passa! E se la testa può passarci, significa che tutto il corpo ci passerà, ma non nel suo caso, ovviamente! Ma io sarei passato, quindi frittelle, eravamo vicini! Dai, porta qui la ruota! Giriamo, dai, giriamo! Dai, un bel trapano! E... flessibile a benzina! Che misura! Calma, Glenn, pazzesco! Pensavo che sareste usciti con l'ascia, quindi avete 5 minuti con flessibile a benzina. Zero possibilità, andiamo! Sicurezza e... fuoco! Ecco come suona la vittoria! Guardate in 5 minuti che bellezza che ho fatto, tagliato, traforato. Penso che ora abbiamo bisogno di un buon Artyom per andare con il suo piede. E poi possiamo uscire da qui. Lo sento già per la 15ª volta, probabilmente per il video. Va bene, ora, ora guarda, ora solo un calcio del piede. Te l'avevo detto. Posso dire, gente, vedendo già questo buco, capisco che ce la farò senza problemi. Quindi, Glent è un perdente. Sono pronto per uscire. E uno, due e tre. Non è facile per le piccole persone. E... fine. Ce l'avete fatta. Finalmente. Beh, secondo le regole della sfida, in realtà dovevi uscire solo tu. Io sono uscito, ma lui uscirà? Dunque... tieni quei muscoli schiacciati! Ecco, forza! Oh, accidenti, è uscito! Avanti così, uscito. Avanti! Che muscoli! Fantastico! Quindi ragazzi, beh, mi congratulo con voi, avete avuto successo nella sfida! Ciao a tutti, grazie per aver guardato e mettete un bel like! E ciao a tutti, mi chiamo Vlada4, Glent, Kabikov e Sirioga! Ragazzi, tranquilli, tranquilli, siamo all'asilo? In breve, ragazzi, dal momento che leggiamo i commenti, non abbiamo potuto fare a meno di non notarlo. Sotto ogni video, 1000 mi piace sui commenti, fate 24 ore all'asilo. Tararadam! L'asilo!
Oggi trascorreremo una giornata spensierata secondo il programma dell'asilo. E ragazzi, oggi avremo anche un educatore! Forza, andiamo a conoscerla! Forza, Kabikov, è scappato! Glenn, raggiungilo! Dai, forza! Non posso vedere l'asilo. Prima di continuare rimango per un minuto me stesso per dirvi una cosa. Il nuovo anno sta arrivando e ho pensato a lungo cosa regalare a Vlad a 4. Il problema è che lui davvero ha assolutamente tutto. Ma alla fine ancora ho trovato una cosa che lui non ha. E in effetti il tuo pulsante iscriviti. Se tu lo rendi grigio sarà il miglior regalo per lui, perché metà del pubblico che ci guarda non è iscritto al canale. Quindi se vuoi fare un regalo a Vlad, facciamolo insieme. Ti ho chiesto di iscriverti e tu ti sei iscritto. Fai felice Vlad e aiutami. Bene, se sei già iscritto, grazie infinite. Basta, odio l'asilo. Oh, 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 l'asilo. Ok ragazzi, cosa ci aspetta oggi? La colazione. Finalmente mangiamo. E per l'educazione fisica, lezioni, pranzo, riposino, prove, tempo libero e passeggiata. E la cena? Per cena la mamma ti preparerà qualcosa. Guardate che lavandini ci sono, lascia stare, Glenn. Ok, è ora a togliersi questo cappello. Questo è il mio armadietto. Questo è il mio armadietto. Questo è il mio armadietto. È mio. Vattene, questo è il mio armadietto. Maestra! Cosa stai urlando? Perché non vi potete dividere gli armadietti? Urlo, l'educazione è la legge. Allora andiamo a giocare. Wow, ci sono frutta e verdura. E anche l'aglio fatto di plastica. Guardate, sembra vero. La mia arancia, questa è la mia arancia. Ma con questi testardi bisogna fare così. C'è persino un tamburo. Questo è il mio tamburo, ehi. È il mio tamburo. Che bei letti. Oggi dormiremo qui. Che duro. Sono di legno in pratica. È incredibile. Devo andare in bagno. Diamo un'occhiata come sono i piccoli bagni dell'asilo. Ma mentre la maestra non c'è vado nel suo bagno. Grande. Bene, torno subito. Vai, non guardare. Glenn, Kabikov, Glenn, Vlad, A4, Cadillac, Cadillac, questa è nuova Cadillac. Buongiorno ragazzi. Ciao. Sono la vostra nuova maestra, mi chiamo Oksana Michelini. Andiamo tutti al tavolo e ci conosciamo meglio. Allora ragazzi, chi vuole essere prima a parlare di se stesso? Io, posso per favore, posso. Come ti chiami, quanti anni hai e chi vuoi diventare da grande? Mi chiamo Sirioga, ho 26 anni, voglio diventare un calciatore. Bravo Sirioga, sei così energico, attivo. Vabbè, riesci a trovare la tua foto? Sì, certo, eccomi qui. Sirioga, chi ti sta abbracciando? Bravo ragazzuolo, siediti. Ragazzi, chi vuole? Kobiakov vuole. Ti chiami, quanti anni hai e chi vuoi diventare? Il mio nome è Kabikov Vladiletti Pavoloni. Mi piace molto mangiare e voglio diventare uno chef. Oh, che carina! Ben fatto, trova la tua foto. Questo sono io. 1, 2, 3. Ok, vado io. Vlad A4. Quanti anni hai? 24. Chi vuoi diventare? Un veterinario. Cerca. Sono io con il gatto Barsik. Mi chiamo Glenn e ho così tanti anni. E quant'è? 20. Chi vuoi diventare? Voglio diventare sindaco. Ma per diventare sindaco è necessario essere meno maleducato. Mostriamo a tutti la tua foto. Mostra che bello che sei. Ben fatto bambini, bene. È ora di mangiare. Proprio ora abbiamo la colazione in programma. Mangiamo, vero? La colazione è arrivata. Semolino. Buon appetito. Mangiate che si raffredda. Semolino, che orrore! Adoro il semolino. Non è molto dolce. No, oggi mi sta che sto a dieta. Oksana Michelini, posso mangiare ancora? Vuoi manchi? Vuoi forza la mia porzione? Va bene. Tieni, è per te. Primo cucchiaio per la mamma. Allora, smettetelo subito. Cosa state facendo? Chi vi ha insegnato a comportare così? Allora, ci occuperemo della vostra educazione. Chi oggi si comporterà bene riceverà un sole. E chi sarà cattivo avrà una nuvola. E alla fine della giornata scopriremo chi di voi è un bravo ragazzo. Così.
E quello per cos'è? Perché non hai mangiato la pappa. Ragazze, voi sapete che tra poco è il Capodanno. Avete preparato il regalo per le vostre mamme? Non ancora. Vi suggerisco di fare delle collane per la vostra mamma. Guardate, ci sono le paste, filo, pittura, forbice. Prendiamole e ognuno farà una bellissima collana. Chi ce la farà e lo farà bene avrà un sole. Oh, questa è un'altra cosa. Con questo bisognava iniziare. Chi ha qualche idea? Non ho idee, voglio mangiare già. Guardate, un omino! Vedrete, la mamma capirà che questo regalo è per me. Con minimalismo è un ciondolo con il sole, perché la mia mamma è come il sole. Guardate com'è venuta, un sacco di arcobaleno e un ometto. Comincio a colorare, la mia mamma è molto bella, quindi prendo il colore rosa. Bene, la mia collana è pronta. Mi piace molto la combinazione di blu, bianco e rosso e voglio fare le perline allo stesso modo. I ragazzi hanno deciso di dipingere le collane, ma io non lo farò. Pensavo che questo colore sarebbe stato rosso scuro, ma sembra più come marrone, non lo so, spero che mi piaccia. Queste sono le perle che ho fatto. Ragazzi, fatemi vedere cosa avete fatto. Ho fatto queste perle gialle per la mia mamma. Sono così con un modello e così in cerchio come il sole. Oh, che bello, mi piace molto. Allora, un sole per te. Anche io ho delle belle perle. Così rosa, nel mezzo ci sono io. Fantastico, mi piace molto. Credo che anche tu meriti un sole. Io ho questi. Interessante. Non è interessante, non li ha neanche dipinti. Beh, sono così a naturale. Credo che ti meriti un sole. Ben fatto. E io ho fatto questa collanina. È molto bella ed è fatta da tante perle. Anche lui merita il sole. Ma che brave che siete. Le mamme saranno contenti. Oksana Micheletti, ma quando è il riposino? Non urlare, Kobiakov è uscita. Fuori? Cosa? Quindi possiamo fare quello che vogliamo. Dai, Serioga, dammi qui la palla. No, l'ho presa io per primo. E io l'ho vista per primo, dai, andiamo. Beh, giochi comunque a Lego, dai. E ora voglio saltare sulla palla. Vattene, vattene di qui. Allora lo dirò alla maestra. Che cavolata. Allora, cosa costruiremo, Vlad? Un garage o una base? Io sto costruendo un aereo. Ecco, vedi? È lui che gioca a Lego. Allora, ragazze, mettiamo da parte il giocattolo. Capi cap, alzasi. Ora abbiamo educazione fisica. Alzasi, alzasi. Andiamo. Ok, ben fatto, su. Dai, ragazze, adesso siamo in palestra perché è tempo di fare esercizio fisico. Ma lo faremo in un modo insolito. Ho preparato queste carte con i compiti da fare e un tale cubo grazie al quale sapremo quante volte dovrete fare questo compito. Chiaro. Bene, chi sarà il primo? Serioga, ovviamente. Dai, su, tira fuori. Squat. Dai, le flessioni. Il mio preferito. Dai, tira il dato. Oh. Dai, su, contiamo tutti insieme. Dai, su, uno, due, tre. Ben fatto. E ti è piaciuto come vedo. Bene, chi sarà il prossimo? Kobiakov! Kobiakov! Beh, ma io non voglio. Dai, su, dai, 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 su, non ti preoccupare. Piegamenti in avanti. Ok, piegamenti in avanti. Dai, su, tira. Quante volte? 4. Dai, preparati. 1. Ai. 2. Ai. 3. 4. Ben fatto. Vedi, ce l'hai fatta. Applausi, applausi. Ben fatto. Dai, tu. Su. Flessioni. Oh, che bello. Piegamento sulle braccia. 2. Oh, che fortunato. 2 volte. Su. Flessione 2 volte, quindi. Ecco. 1. 2. Bene, l'ho fatto. Cosa stai ridendo? Perché ridi, Dai, vai, dai. Hai riso, vai, tira. Prendo questo. Saltare la corda. La prima volta che voglio che i dadi diano un numero basso. 3. Adesso prendiamo la corda, aspetta. E 1, 2, 3. Bravi ragazzi, e adesso noi possiamo tornare indietro e potete fare quello che volete. Ragazzi, ragazzi, indovinate chi ho disegnato. Oh, molto divertente. Vai ancora a lamentarti, dai, perdente. Perché mi hai attaccato? Sai chi sei? Sei una
puzzola! Perché ridi, ciambella? Vlad, di non chiamarmi così. Il primo che canta ha fatto l'uovo. Sì, è come a coppia, piccolino, monellino, cetriolo salato, giace sul pavimento, nessuno se lo mangia. Ragazzi, basta! Sì, ma è che Bikov che ha iniziato Dai, tutto! Dai, su, tranquilli! Ora metterò tutte le nuvole! Silenzio! Adesso andiamo al tavolo e cominceremo a studiare. Dai, lasciate il Lego, per favore, venite qui, bravi, sedetevi. E adesso disegneremo. Wow, chi? Chi? Ecco, guardate che Bikov ha disegnato chi? Sirioja, bravo, giusto? Beh sì, si dice Sirioja. È uguale identico. Beh ragazzi, adesso prendiamo le matite, pennarelli, fogli e ci disegniamo a vicenda. Impegnatevi molto perché i vostri follower vi valuteranno. Prendete le matite, i fogli, così. Bravi. Chi disegniamo? Ci disegniamo a vicenda. Ragazzi, fantastico, è un capolavoro. E penso di avere tutto chiaro dal mio disegno. Bene, ragazze, fatemi vedere cosa avete disegnato. Io ho disegnato Kobyakov. Oh, è così interessante, barbuto. E anche il tuo è così insolito. Questo è Glenn. Questo è Glenn. Assomiglia. Ah, così. E tu chi hai? E tu hai Kobyakov, vero? Mi sembra di sì. E tu? Ho Vlad A4. Bravo. Assomiglia, bravo, bravo, è disegnato bene. Ragazze, guardate i disegni ciascuno dei ragazzi. Scrivete nei commenti quale disegno vi è piaciuto di più. Mi sembra il mio. No, il mio è molto più bello. Ben fatto ragazze, avete fatto un ottimo lavoro con il primo compito. E ora controlleremo come lavorate in squadra. Ora disegneremo un disegno insieme sulla lavagna. Chi è il primo? Io. Dai. Bene, Sirioja, inizia. Ok, basta, vai. Il prossimo, Vlad. Quindi, pensavate che fosse una casa? No, è un cappello. Ok, fermati, ben fatto. Si esce il Kobyakov. Ecco a te. Basta, il prossimo è Glenn. Prima ho visto una freccia. Ora tutto si è trasformato in un ninja. Wow, che bello! Facciamo un altro giro? Di nuovo, Sirioja? Kobyakov con il merch? Vlad, il prossimo? Questo mi ha messo in un vicolo cieco. Cosa aggiungere qui? Così? È tutto un grande pensiero di... Bruchi? Non è un bruco, è un verme che è stato agganciato. E qui la canna da pesca. Ragazzi, siete così bravi, ma che fantasia! I disegni sono molto belli, fantastico! Li avete invitati così bene, sono orgogliosa di voi, prendete tutti un sole! Sapete cosa è meglio fare? Cosa si può fare? È meglio che riceviamo un mi piace dai follower! Mettete un mi piace per la creatività! Allora ragazze, abbiamo insegnato molto e ora indovineremo gli enigmi. Io amo gli indovinelli. Però alziamo la mano, eh. Posso Non abbiamo posso, ancora fatto posso, un indovinello posso, Bianco posso. E soffice, non molto muscoloso. Vlad A4, coniglio. Bianco e soffice, non molto muscoloso. Bene, Vlad A4. Vlad A4. Giusto. Ma l'avevo detto io. Aspettate. In inverno e in estate è di diversi colori. Abete. Fiore. Kobyakov. Una ghirlanda intelligente del canale di Glenn. E se pensate meglio? I capelli di Kobyakov. Ben fatto, Sirioja. Può essere malvagio, ma a volte divertente. Familiare per gli iscritti. I clone di A4. Ben fatto. Molto spesso per rilassarci su YouTube giochiamo a... Nascondino! Sono stato il primo e ho alzato la mano. No, aspettate ragazzi, credo che questo sia un punto per tutti. Sì, nascondino è comune. Lo scherzo con la P inizia su YouTube è chiamato in modo diverso. Io, prank! Ben fatto!
Non come me, non come te. Sono un passante. Il ragazzo con il nome? Serioga, sono stato io a indovinare. Ecco, una breve domanda molto semplice. Su quale canale filmiamo i video? A4! Su YouTube, sul canale YouTube. Bravi ragazzi, ben fatto, siete fantastici. Tuzia, prendo non sole. Anche a Kabikov? Anche Kobekov. Non so, non sembra giusto. Allora ragazzi, ho un ultimo compito per voi. Dovete collegare le code con l'animale e la frutta che è prima. Allora, non è facile, ma penso che questa bella coda si adatti al lemure. E cosa mangia? Penso che al lemure non dispiaccia fare uno spuntino con una pera. Bravo. Il prossimo? Io, scegli l'animale. Oh, è un pavone. Sì. Però la coda, ecco, una coda molto bella. E la frutta con la coda? Ecco, è una cipolla. È una cipolla, sì. Dai, siediti. Dai, su. Dai. Scorpione. Ecco, bravo. Dai, sì, l'ultimo. Ah, così, tutto, bravo. Bravo, due soli a te. E adesso, ragazzi? Due soli! Questa è roba seria! Esatto, accidenti! Stai volando davanti alla locomotiva. Silenzio. E adesso andiamo a lavare le mani e ci prepariamo al riposo. Evviva il riposino! Perché lavarsi le mani prima del riposino? Accidenti ragazzi, è così bello! Andiamo, a chi salta più in alto! Quindi il primo giro c'è. Ho superato il primo giro. Il riposino è così divertente, possiamo divertirci, battere i cuscini. In realtà Oksana Micheletti ha detto che verrà tra 5 minuti e chi non dorme andrà in punizione. Accidenti, codardo Kobiakov. Oksana Micheletti verrà, punirà. Sento tutto, dormite, altrimenti punirò. Sì, va bene. Cosa, non potevi avvertirci prima, Kobiakov? In effetti un pisolino pomeridiano è molto utile, ragazzi. Dormiamo un po', poi avremo tanta energia per divertirci. E Glenn è andato a letto con la giacca. Ah, sei un pettegolo. Io solo freddo. Kabikov, cosa? Stai russando? Devi solo dargli una botta e basta. Ragazzi, non potete farlo. Basta coprirvi completamente con la coperta e non si sente nulla. Io lo faccio sempre. Perché lui russa e noi dovremo ascoltarlo. Davvero? Senti, o meglio, lo copriamo lui con le coperte. Dai. Posso dargli un pugno una volta? No. Come lo spiegheremo a Oksana Micheletti? Ragazzi, svegliatevi. Ben fatto, avete dormito, alzatevi, svegliatevi. Chi si è rifugiato qui? Dai, su, dai, ci vestiamo. E così facciamo la prova del concerto. Cosa? Chi si veste prima avrà un sole. Collant? Sì. Va bene, per il sole si può anche provare. Andiamo! Le mette al contrario, Vlad. No, dobbiamo non è giusto. Capire dove è il davanti e il dietro. Ehi, non spingere. Only you. Così, quasi, ci sono già. Sono già pronto. Oh my god. Sono il primo. Forza ragazzi. Più veloci. Se no che il secondo. Non mi entrano. Glentic, ma tu. Cosa ridi? 24 ore all'asilo, sono così divertenti! Che bravi ragazzi, ce l'avete fatto, Vlad. Sei stato il primo, hai ricevuto un sole, indossato tutti i costumi in attesa per le prove al teatro. Abiti da teatro? Adoro gli spettacoli! I miei coniglietti, i miei scoiattoli, i miei piccoli bimbi, lupi, cuccioli, così carini. Bene, dai, balliamo la nostra danza, come vi ricordate? La danza dunque, tutti ricordano i movimenti? Sì. Quindi preparatevi, 3, 4, tacco, punta, 1, 2, 3, tacco, punta, 1, 2, 3. Tirate le punte sul talone, 1, 2, 3, tacco, punta, 1, 2, 3. Ben fatto! E adesso le lampadine, così si gira.
giriamo per bene le manine. Dai su, bravi bravi. Siamo nella danza, ragazzi. E adesso dai su, dai. Uno, due e tre e quattro. E adesso tutti quasi insieme. Facciamo un cerchio, su così. Con le manine, così. Accidenti, ragazzi, l'asilo è davvero così bello. Se tutti hanno messo mi piace, allora possiamo fare la seconda parte. Sì. Oksana Micheletti, sono il miglior ballerino. Perché sei tu il miglior ballerino? Sì, abbiamo ballato tutti allo stesso modo. Calma. Tutti hanno ballato bene, ben fatto. Cognilizzi, bimbi, brave. Andiamo a cambiarci. Mangiamo tra poco. Sì, mangeremo tra poco. Su, dai, vai a cambiare. Bene, Glenn, sei pronto? Pronto. Al volo. Fatto, vi siete comportati così bene oggi, tutti i compiti sono stati completati, è necessario riassumere, quindi stiamo guardando la lavagna, Vlad e Kovacov hanno ricevuto 5 stelle, su gli applausi, così ben fatto, e adesso andiamo a fare la passeggiata, su andiamo al guardaroba e ci vestiamo. La passeggiata è divertente, quindi il cappello obbligatorio, i guanti. Sapete questo scherzo quando puoi sparare con i guanti? No. Prendi questo e... Pew! Oh! Ragazzi, carichiamo i bersagli. Andiamo! Fuoco! Oh, 3 in una volta! Ora tocca a me. E... Ora io e Glenn. 1, 2, 3! Oh, questo sì che è bello! E adesso un duello. Forza! Modo che non scappi. Mi ha preso il pompon. Dai su, ragazzi, basta. Ho una buona notizia per voi. Sono venuti a prendervi dalla produzione a 4, quindi dobbiamo avere le giacche fuori. Viva, siamo lì.